Ciao amici, una volta le favole si leggevano nei libri, oggi ce le raccontano nella pubblicità del Galletto Vallespluga, uno spot che in quanto a fantasia in 30 secondi umilia la saga di Harry Potter. Lo spot si apre con una musica rassicurante, poi la voce dello speaker dice «Il Galletto Vallespluga cresce tra le Alpi», che già me li immagino sti galletti che si guardano come dire «Ma che cazzo ci facciamo tra le Alpi? Noi siamo dei galletti alpini! Ah, galletti alpini! Dammi una penna! Tom, tom! Ta-pum, 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 ta-pum!» Poi lo spot continua mostrandoci delle immagini bellissime. Vediamo una cascata, vediamo dei monti incontaminati, una ragazza che passeggia immersa nella natura, un uomo che felice passeggia immerso nella natura. Più che uno spot di polli, sembra l'inizio di un porno soft girato sul pianeta di Avatar. Poi lo spot continua mostrandoci un laghetto e la voce dello speaker dice «È qui che il galletto è allevato in armonia con la natura». Già me li immagino sti galletti che si tuffano dalla cascata, che galleggiano dentro l'acqua essendo giustamente dei galletti, che si fanno dei gran picnic nei prati, giocano a carte, oh giochiamo a poker, no, giochiamo a poker no perché l'ultima volta mai spennato. Poi naturalmente succede qualcosa di incredibile, vediamo per una frazione di secondo un capannone, poi immediatamente un pollo tutto incelofanato. Ma perché non ci fanno vedere anche quello che succede nel capannone, questi polli meravigliosi che fanno una vita bellissima, vicini gli uni con gli altri per scaldarsi, perché si dicono «Oh, ma certo che sulle Alpi c'è un certo freschino, ma sì, tranquillo, tanto vivi solo 6 settimane e poi ti mettono al caldo nel forno e non sarai solo, saremo in 500 milioni quest'anno». Poi devono mostrare anche un'altra cosa bellissima che fanno, ovvero quando mandano i polli sulla giostra, una giostra come a Gardaland, peccato che i polli possano fare un giro solo perché poi sono finiti e quindi non possono più tornare indietro. Naturalmente a questo punto dello spot vediamo la famiglia felice. Una famiglia felice riunita nella tavola imbandita, ci sono anche due bambini che saranno nati dalla trombata sul pianeta di Avatar di prima. E che cosa fanno? Tutti insieme, come ogni famiglia normale che si rispetti a tavola, guardano il forno. Sì, non la televisione, guardano il forno! Che io me l'immagino marito e moglie che dialogano. Oh, amore, accendo il telegiornale in televisione? No, stasera guardiamo il forno. Sti due poveri bambini guardano i genitori come dire «E meno male che dicevate a noi di non drogarci!» Questi poveri bambini chiamano il telefono azzurro. Pronto? Pronto, siamo i bambini dello spot Vallespluga. Sì, vogliamo essere adottati dalla famiglia del Mulino Bianco. Sì, perché questi sembrano la famiglia di Shining. Ci obbligano a guardare il forno. Perché nel forno che cosa c'è? C'è la natura incontaminata che abbiamo visto finora nello spot. E poi c'è la frase mitica che è il gran finale a suggellare questa meravigliosa favola. La frase è «Perché ogni volta che il galletto arriva in tavola, il lieto fine è assicurato». Ci mancava solo che dicessero e vissero tutti felici e contenti. Sì, tutti tranne il galletto, perché purtroppo è morto.